Uninominale alla Camera per il collegio U07, Lucia Annibali. Buonasera. Allora, diritti, no? Rispetto delle donne, questi sono come dire, i punti forti della sua campagna anche in Toscana. Sì, io innanzitutto buonasera a tutti. Se posso fare una premessa, visto che siamo una battuta, visto che siamo in famiglia, mi pare. C'è un sacco di giornalisti però, io lo dico. I giornalisti però, vabbè, insomma, ci sta. Io sono stata quasi vittima di una renzata, diciamo, no? Ma è qualcosa a cui sono abituata, ecco. E quindi, anzi, bisogna essere temprati per stare in questa casa, bisogna essere pronti e preparati. Quindi io ormai, insomma, lo sono, penso di essere arrivata già temprata. Cioè, lei sta dicendo, cioè, che gli hanno comprato la casa a sua insaputa, lei è stata candidata a sua insaputa, questo? No, me l'hanno detto, già questo è una cosa importante, è una cosa... No, non succede sempre, però no, in realtà volevo solo dire che sono molto felice di essere qua, perché in realtà Firenze, insomma, è il cuore della nostra politica, anche l'inizio, il luogo della mia esperienza politica, ed è bellissimo in realtà questo entusiasmo, questo affetto, e quindi essere, insomma, tra amici. Quindi sono molto contenta e orgogliosa, e anche di, insomma, far parte di una squadra fortissima. Ecco. Senta, lei è stata già in Parlamento e quindi le chiedo se c'è qualcosa che resta da fare la prossima legislatura e che lei vorrebbe poter fare. Ma resta ancora tanto. Noi abbiamo lavorato veramente tantissimo come Italia Viva, come parlamentari di Italia Viva, non ci siamo mai risparmiati, abbiamo vissuto momenti anche difficili, complicati, ma ci siamo sempre rialzati. E quindi il coraggio, la forza, soprattutto l'orgoglio delle nostre idee è qualcosa che ci guida sempre. Da fare c'è tanto, c'è da presidiare sulla giustizia. Noi abbiamo idee molto chiare, molto trasparenti sulla giustizia. Per noi giustizia significa scegliere da che parte stare, un po' misurare anche il nostro grado di umanità, e pensiamo che ci sia tanto bisogno di noi, quindi ciascuno di noi si impegnerà con tutta la passione che lo contraddistingue, quindi sosteneteci, insomma, ma mi pare che qua ci sia già tantissimo affetto e io mi impegnerò al massimo per rappresentarvi. Grazie mille Lucia Annibali e in bocca al lupo per la prossima renzata.